Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Allora, questo è un video nuovamente in collaborazione con Nora Cora, un brand che come sapete è di abbigliamento, ha tantissime tipologie dallo sportivo al casual ma anche all'elegante. Ci sono degli abitini fantastici per ogni evento, dal matrimonio alla cerimonia, battesimo, comunione, veramente di tutto e di più a prezzi stra economici. È un brand che vi consiglio tantissimo. La spedizione standard comunque la ricevete con 7-8 giorni, mi allargo un pochino, 10 giorni, non di più. Non si pagano dogane, quindi potete ricevere con pochissimi giorni i vostri capi d'abbigliamento low cost a casa. Vi mostro il mio shopping. Allora, ecco qua. Naturalmente poi vi inserisco anche tutte le clip con i capi indossati. Allora, ho voluto prendere un capo che non ho nel mio armadio, non ho mai avuto questa tipologia di capo. Allora, ecco qua, come vedete questo è il brand Nora Cora. Naturalmente io poi vi metto nell'info box tutti i dati del brand, il sito per accedere e andate a visitarlo, perché veramente ci sono tantissime categorie fantastiche per creare dei look stupendi per ogni età. A parte queste piccole premesse, vi mostro il primo capo. È un abitino, come potete vedere, che ha il cappuccio dietro, eccolo. La particolarità di avere, guardate, di avere la manica con questa fascia lucida, semi glitterata. L'abitino è tipo tuta, cioè veramente carino, molto idoneo per la primavera. Ha l'elastico al punto vita, eccolo, ma adesso tanto vi inserisco la clip, lo vedete ben indossato. Ha anche i tasconi qui sulla gonna, come potete vedere, e questa fascia finale che rifinisce la gonna. Ho preso questo rosa cipria perché mi piaceva cambiare colore. Anche la zip qui davanti, come potete vedere, eccola la zip, che per regolare la scollatura, eccolo qua. Questo io lo vedo per una giornata tipo primaverile con una sneakers, semplicemente uno sneakers, e avete il vostro look particolare, diverso dal solito, creato. Cioè, naturalmente di questo abitino casual trovate anche altri colori, non c'è solo questo. Questo brand, a differenza di altri, ha tantissimi colori e fantasie a disposizione di ogni capo, perché spesso mi è capitato di girare sui siti online e magari mi piaceva il modellino ma non mi piacevano i colori. Invece su questo c'è di tutto, dal verde militare, dal blu, dal nero, dal giallo, dal rosa cipria, dal turchese. Cioè veramente ci trovate una vasta gamma di colori, ogni modello ha una vasta gamma di colori, adesso non me li ricordo tutti chiaramente, però insomma, se andate a sbirciare, andate a visitare. Poi casomai, se riesco, vi metto proprio il link di ogni capo, oltre al sito generico, che così magari vi intracciate il capo, se lo volete proprio andare a vedere il costo e i colori disponibili, potete cliccare direttamente sul link. Ok, passiamo. Ah, non vi ho detto ragazzi, io di questo ho preso una taglia M, perché naturalmente sotto ogni capo trovate la scheda delle taglie. La scheda delle taglie corrisponde pienamente, basta che voi conoscete i vostri centimetri, io ormai li so a memoria perché faccio spesso acquisti online, quindi non vi potete sbagliare, perché magari trovate il modello che rimane più attillato, il modello che rimane più oversize, quindi basta seguire la scheda delle taglie e non potete sbagliare. Comunque, se per qualsiasi cosa non azzeccate la taglia, c'è il reso gratuito, non c'è problema, naturalmente entro tot giorni, però
appena ricevete il pacco, misurate il tutto, se vi va bene ottimo, altrimenti fate il reso e cambiate il capo. Ok, andiamo avanti, prossimo acquisto. Io amo lo shopping perché quando faccio shopping è un'altra cosa, mi rigenero, perché so che poi posso creare dei look diversi, cambiarmi, vedermi diversa, cioè comunque ogni tanto fa bene, eh? Cioè, vi dico che lo shopping può far bene, non compulsivo, naturalmente non deve essere una cosa ogni tanto, un piccolo shopping per regalarci un capo, cioè un look diverso, perché no ragazzi, perché no, già uno nella vita fatica, veramente si concentra sulla famiglia, su tante altre cose, ogni tanto bisogna anche concedersi qualche sfizio. Allora, prossimo capo è questo cardigan, come potete vedere. Allora, questo è un cardigan color fango che ha la particolarità di avere questa sorta di maculato davanti con questi bottoncini, come potete vedere, di perla. La manica è classica, eccola qua. Allora, io di questo ho preso, come potete vedere, una taglia S, perché i maglioncini di Nora Cora sono molto comodi, molto molto comodi. Infatti io ho preso tutte S, tranne il vestitino che è la M, tutto quello che vedete è tutto S, perché corrisponde perfettamente alla mia taglia, che rimane molto morbida. Dietro vedete è classico, proprio così. Questo lo vedo abbinato su una gonna, su un jeans, con magari un anfibietto, cioè crea un look del genere. Ma naturalmente adesso vi inserisco la clip con il look creato, così lo potete vedere direttamente indossato. Andiamo avanti. Ora, altro pacchettino, ecco qua, busta di Nora Cora. Allora, vado ad aprire, ho scelto un altro cardigan, un maglioncino, come lo volete definire. Mi piaceva prenderlo a righe, ho scelto questo colore, un color cuoio marroncino, come potete vedere. È un classico cardigan, anche questo ragazze, vedete, sempre taglia S, proprio perché sono dei maglioncini molto morbidi. Poi se vi piace avere più l'oversize, chiaramente prendete le taglie più grandi, non c'è nessun problema. Manica classica, dietro è fatto in questo modo, bottoncino tutto davanti, eccolo qua. Anche questo lo vedo su un bel jeans, anche lo vedo anche su uno shorts di quelli un pochino lunghetti, cioè su una gonna di jeans, lo vedo magari abbinato in più tipologie di look, sempre però che rimangano sul casual. E anche di questo ci sono diversi colori. Io naturalmente ho scelto dei colori diversi dal mio solito, per non avere sempre gli stessi colori nell'armadio, perché comunque io amo variare, cioè non un periodo vestivo sempre con gli stessi colori, sempre o nero o blu, o nero o blu, cioè d'inverno più che altro così, ma adesso anche d'inverno amo mettere i colori, cioè veramente ho proprio cambiato stile, non lo so perché, mi sono svegliata una mattina, ho proprio sentito l'esigenza di cambiare stile. Ditemi se anche voi indossate i colori, oppure preferite le tinte neutre, oppure magari le tinte di tessuti scuri. Fatemi sapere che genere di abbigliamento indossate, se casual, se elegante, poi naturalmente pure in base alle vostre esigenze. Dire, le esigenze sono diverse anche per l'età e per il tipo di vita che uno conduce. Comunque diciamo che a me piace avere sia l'elegante che allo stesso tempo il casual, perché io comunque vesto, mi capita di vestire anche elegante per vari impegni che ho. Comunque questo è il maglioncino. Andiamo avanti con lo shopping, altro shopping, bene sì, ogni tanto ragazze ci vuole proprio lo shopping. Allora, ho preso ragazze una tuta per fare o l'attività sportiva, questo è un set, vedete, felpa e pantalone.
Questo è un set, qui ho scelto il nero perché io comunque la tuta nera, tutta nera non ce l'ho, come vedete anche a casa indosso sempre parecchi colori, nera non ce l'avevo, quindi ho scelto, questa è la felpa sopra, anche questa ragazzi ho preso una S se non mi sbaglio, aspettate che ve lo dico, sì ragazzi è una S, ma naturalmente potete scegliere varie taglie, S con cappuccio e laccetti, e questo è il pantalone, come potete vedere, che rimane con la costina, come si chiama questa qui in fondo, rimane con diciamo il bordino finale. Ho voluto cambiare il genere perché io di solito prendo sempre i leggings come sotto delle tute, ma stavolta ho voluto prendere questa tuta con proprio il bordino finale, il laccetto per la regolazione, vedete come si allarga, cioè anche questa è molto comoda con le tasche davanti, eccole qua. Ma anche questa ragazze, ci sono tantissimi colori, io so che queste qua per le più giovani che mi seguono questo genere di tuta le amano, perché comunque io ho dei parenti, dei ragazzetti, diciamo i figli alcuni dei miei cugini che stanno sui 15, 18 anni, 20, che indossano tantissimo queste tute così. Ma comunque anche noi trentenni, quarantenni, cinquantenni, se vogliamo indossare la tuta, perché no? Io poi soprattutto a casa proprio abbigliamento stra comfort, viva il comfort ragazzi. Vi metto anche la clip di questa tuta. Ultimo capo, ma non per meno importanza, eccolo qua, Dulcis in fundo ragazzi, un bel cappottino, wow. Allora il cappottino ragazzi, ho preso la M perché potevo pure prendere la S, ma dato che io ragazzi ho le braccia lunghe, ho sempre il problema che mi rimangono corte di maniche, e quindi il mio dubbio era proprio di avere la manica corta, quindi per essere certa ho voluto prendere una taglia M. Questo è il cappottino, guardate quanto è bello, la particolarità di avere la manica con i tre bottoni, ho preso color camel, il collo fatto in questo modo, davanti come potete vedere ecco è fatto così con i bottoni, anche la cinta, anche di questo ci sono vari colori, infatti ero indecisa perché anche c'era una tonalità più scura di questo, sempre sui toni del camel, del marroncino, c'era nero, c'era verde militare, se non mi sbaglio anche blu, perché adesso è passato un po' di tempo dall'ordine quindi non ricordo bene, però mi ricordo, e poi ragazzi è proprio ben fatto, è anche imbottito all'interno, cioè è proprio ben fatto, lo sento proprio pesante, cioè veramente tutto foderato e lo sento caldo, morbido, non so se mi spiego, che lo vedo veramente bello, questo sia da un look elegante sia sul look casual sportivo, cioè lo trovo azzeccatissimo. Poi vanno tantissimo questi cappottini così, li amo, li amo, li adoro. Fatemi sapere quale capo vi è piaciuto di più, se anche voi quindi vestite colorato oppure vestite con tinte unite o neutre, fatemi sapere se comunque volete vedere altri video shopping. Niente ragazzi, vi lascio tutti i dati dell'info box di Nora Cora, e se riesco vi inserisco anche il link di tutti i capi, e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.